Sta partendo il mio primo tour da solista, io sono molto eccitato, sono felice di aver trovato una veste live a questo disco. Torino ha influenzato la musica quasi totalmente, perché sono nato qua, ho vissuto qua, ho provato i primi sentimenti qua, quindi tutto quello che fa parte del mio mondo creativo, del mondo musicale, parte di qua. Poi un artista ha l'obbligo di andare fuori dai propri luoghi, di rompere le barriere, andare a vedere cosa c'è fuori nel mondo per riviverlo e ridecodificarlo, però lo farà sempre portandosi dietro un po' il suo DNA. Volevo che il Codice della Bellezza live fosse una specie di colonna sonora, di immagini, di un immaginario. Quindi abbiamo costruito praticamente un enorme schermo gigantesco che prende tutta la completezza del palco, e ci saranno proprio dei racconti visivi che andranno a dare appunto un immaginario alla musica del Codice della Bellezza. La Statua della mia libertà è un brano che è nato a New York quasi un anno fa, scritto insieme a Lorenzo Giovanotti e insieme a Michele Canova, che è il produttore del mio album. Con Lorenzo ci conosciamo da tanto tempo. Quando ho deciso di mettermi in questa avventura di diventare un cantante solista, sono andato a incontrarlo e gli ho proprio chiesto come si fa ad essere un cantante solista, visto che tu lo sei e io invece faccio parte ancora nella mia testa di una band. Lui mi ha detto semplicemente una cosa molto bella, che è stato: devi tirare fuori tutto te stesso, devi essere te stesso a tutto tondo, sia nella parte più bella e perfetta di te, ma anche nella tua ingenuità. La statua della mia libertà.